possa fermare solo quando davvero sarà garantito il lavoro e la produzione per tutti i lavoratori e per tutto l'indotto. Se pensano di utilizzare lo stop ai licenziamenti per utilizzare altre strategie per far rientrare dalla finestra ciò che la determinazione dei lavoratori è riuscita a respingere dalla porta, si sbagliano di grosso. Sia chiaro che tutte le ipotesi di far rientrare la PRS, tutte le ipotesi di far reinserire Invitalia come meccanismo speculativo per fregare i lavoratori hanno dimostrato che saranno in grado di respingere tutto questo. Ed è per questo che ancora una volta la battaglia dei lavoratori della Whirlpool ha detto le cose chiare fin dall'inizio. Se non c'è una soluzione, deve essere lo Stato a intervenire, deve essere lo Stato a prendere in mano questa situazione e a non condannare agli sciacalli del mercato la sorte dei 420 della Whirlpool e di tutto l'indotto. La determinazione dei lavoratori della Whirlpool oggi ha dimostrato ancora una volta che la lotta paga, si riesce davvero a incidere, che non è vero che siamo destinati a perdere, non abbiamo ancora vinto, ma noi davvero possiamo cambiare le sorti di questa vertenza e da lì iniziare a risollevare le lotte di tutti i lavoratori. Potere al popolo, stare a fianco dei lavoratori della Whirlpool, finché davvero